Troviamo nella zona della costa di Quarto e vi insegnerò come sopravvivere. La prima cosa da fare è trovare un percorso d'acqua. Potrebbe esserci qualcosa. Servirebbe qualcosa per cambiare questa cannezza. Perfetto. Ora servirebbe solo una canna da pesca. No, questa non va bene. Ok, questa può andare. Deve aver preso qualcosa. Tira. Si è aperta. Tonno, con un po' di alghe. Adesso. Vediamo. Oh sì, proprio fresco e con olio extravergine di oliva, mi raccomando, controllate sempre. Sentiamo. Proprio buono. Ora andiamo a cercare dell'acqua potabile. Beh, in questa zona si potrebbe trovare una rara sorgente d'acqua, di acqua purissima. Vediamo. Sì, proprio qui. Un po' amara, ma comunque ci siamo. Bene, continuiamo il nostro viaggio. Siamo arrivati ad un ostacolo che si può sorpassare velocemente in un solo modo. È bello ripido, ma sto provando. Siamo arrivati forse all'ultimo ostacolo. Vediamo di superarlo velocemente. A volte può essere duro superare gli ostacoli, ma con un po' di sacrificio ce la faremo sempre. Comunque sia, questa è una zona in cui fa buio molto presto, quindi bisogna cercare un rifugio. È ora di cercare del materiale. Qua potrebbe esserci qualcosa. Potrebbe essere utile per fare un rifugio. Faccio dell'altro. Telo nero per fare il tetto. A volte la cubana può essere veramente utile. Ora sarebbe da fare il fuoco, ma la legna è troppo tardi da andarla a prendere. Proviamo con un altro mezzo. Il fuoco dà sempre carica, energia e compagnia. Bene, vado a dormire, ci vediamo domani mattina. Bene, il fuoco si è spento, raccogliamo quello che può essere utile in futuro, il rifugio lo lasciamo per gente che dovrà sopravvivere in questi luoghi. Forza, continuiamo! Ho lasciato tutto solo, ora vedrò di trovare una via di uscita da questa zona, ma sento del rumore. Sento provenirlo da di qua.
Dovrei farcela! Dovrei farcela, sì! Bene! Ce l'abbiamo fatta! Finalmente siamo riusciti a uscire da questa zona! Ci vediamo alla prossima puntata!